A settembre, prima che richiudessero tutto a causa del Covid, ho avuto la fortuna di esplorare le bellezze di Madeira, piccola isola portoghese situata a 500 km dalla costa africana. Nel primo video che ho pubblicato su questo luogo, vi ho mostrato quello che secondo me è uno dei sentieri più belli del mondo. Oggi vi mostrerò come in questo pezzetto di terra i paesaggi cambiano in modo sorprendente, passando dalla punta più ad est dell'isola, ammirando alcune delle sue splendide scogliere, per poi dirigerci più ad ovest, immergendoci in splendide foreste che sembrano uscite direttamente da un libro fantasy. Ok, ora non voglio spoilerarvi troppe cose, quindi non mi resta altro che augurarvi una buona visione. Ok ragazzi, ho appena ritirato la macchina, sì la macchina, perché per girare qua a Madeira la cosa migliore è affittare una macchina. L'ho pagata 75€ per 5 giorni più una caparra come cauzione che poi mi verrà data in caso non ci fosse nessun problema di 500€. È la cosa migliore perché i mezzi di trasporto non collegano tutta l'isola e per raggiungere i punti principali per forza serve un'auto. Un'auto sì e non un motorino, perché essendo un'isola un po' tropicale il clima cambia rapidamente, quindi non vorrei mai che uscite col sole e subito dopo c'è la pioggia e poi di nuovo c'è il sole, non si capisce niente. Ora vediamo se questa Wide Europa posso considerarla anch'io tale. Ora mi dirigo verso la punta di San Lorenzo, che è la punta più ad est dell'isola, dove è piena di scogliere ed è super figa. Ora faccio prima a mostrarvelo, ci vediamo là. Ok ragazzi, ho raggiunto la punta di San Lorenzo, in realtà ho raggiunto l'inizio del percorso perché qua ci sono i parcheggi, ho lasciato la macchina qua e ho chiesto a un signore, mi ha detto che ci vogliono circa un'ora ad andare fino alla punta e un'ora ovviamente per tornare. Tra l'altro, da dove mi trovo io, a Funchal, la capitale, che è tutta ricoperta di verde, qua come vedete è tutto giallastro, è tutto secco, è cambiato completamente il clima. Ora non mi resta altro che avviarmi fino alla punta. Sono solo 20 minuti che sto camminando dal mio punto di partenza, ma guardate che spettacolo qua. Ok, in questo video io dirò spesso che spettacolo, ma guardate, cioè, come fate a biasimarmi? Il signore di prima ci ha detto una cavolata, perché è passata un'ora e mezza e non siamo ancora arrivati. Non manca tantissimo, ma comunque in un'ora è impossibile farla, impossibile no. Ti devi mettere a correre e praticamente camminare, solo camminare senza guardare il panorama e mai fermarti. Ora io sono a un'ora e mezza più o meno, un'ora e venti, e dopo vi dirò quanto ci ho messo. Fine del percorso raccomandato, ma secondo voi io mi fermo qua? Devo arrivare fino alla fine! Poi minimo crepo in questo video, no dai. Guardate quanto è ripida la salita, ora magari non sembra, è bella ripida. Ragazzi, ce l'ho fatta, ho raggiunto la punta di San Lorenzo. Purtroppo da qui non si può più proseguire perché
non è collegato alla terra. Quello là è figo perché c'è un faro. Comunque la vista qua è spettacolare. Ci ho messo circa 2 ore. Ora, se non avessi dovuto fare delle riprese col drone e quant'altro, ci avrei messo 1 ora e mezza, 1 ora e 20. Però farla con calma, metteteci 2 ore buone. Ne vale la pena? Assolutamente sì. In questo momento ci troviamo nella punta più a est di tutta l'isola di Madeira, almeno la punta più a est raggiungibile a piedi, perché là è un po' difficile arrivarci. Le ultime riprese col drone e mi toccherà ritornare. Pochi minuti arriverò a destinazione e anche oggi tra le nuvole, ragazzi, tra le nuvole, mamma mia, guardate che spettacolo, sembra tutt'altra ambientazione. Ho raggiunto il punto figo dove ci sono gli alberi, che si chiama Posto Florestal do Fanal, che sarebbe il luogo dove ci sono gli alberi super fighi da fotografare tutto. Il problema è che sta piovendo anche troppo. Ok, la rischio comunque, metto il keyway e tolgo il microfono perché sennò mi si bagna tutto il microfono esterno, quindi forse mi sentirete un po' peggio. Userò principalmente la GoPro, che è waterproof, e magari la rischio facendo anche lo stesso qualche clip anche con la GH5. Ho trovato delle mucche, almeno questa è una mucca e questo è un toro. Questa qua è tipo 2 ore che è così, dice non mi piace la pioggia. Sono stravicino a questa mucca, no, questo toro, però adesso inizio ad alzarmi piano piano. Tipo National Geographic, solo che io sono quello dei poveri e lo faccio con i tori. Sono circondato da mucche e tori qua. Lì, là, ho rischiato 3 o 4 volte di essere caricato. Ok ragazzi, sono appena entrato in macchina, sono bagnato fradicio. Sono stato fuori circa 2 ore, cioè i piedi zuppi, ho tutti i vestiti zuppi, a parte la parte alta che avevo, diciamo, il keyway che mi copriva. Sono riuscito a fare qualche clip, sono riuscito a fare qualche foto, spero siano uscite bene. Ora torno in appartamento, mi do una sistemata e in base al tempo decido cosa fare. A dopo. Che me tocca fa? Le uniche scarpe che ho portato. Oggi la giornata va così. Quel giorno in effetti non è che feci molto, restai per lo più in appartamento a riordinare i vari video, foto e ad organizzare gli ultimi giorni sull'isola, anche perché quasi tutte le mete che avevo in programma da visitare erano di tipo paesaggistico e di conseguenza avevo bisogno che il meteo fosse dalla mia parte. Però quel giorno non piovette per tutto il tempo e difatti riuscii a godermi un tramonto pazzesco dal punto più ovest di Madeira. Magari tutto questo ve lo racconto meglio nel prossimo video. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, io vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e soprattutto attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Quindi ora non mi resta altro che salutarvi. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi.
Dai cane!